Ok, siamo con Marco Gramenzi. Dopo essere stati al suo agriturismo Il Sapore della Luna, posto davvero incantevole, finalmente siamo arrivati a vedere la sua incredibile macchina da corsa, che è stato anche il motivo che poi ci ha portato a correre con la C3 Max in salita. Guardate che bello, io ho già i brividi, è una cosa micidiale. Questa è la 155 DTM che ha corso nel campionato 1996, campionato ITC. Campionato ITC, quindi già campionato del mondo, era la macchina di Tarquini. Era la macchina ufficiale di Tarquini, quindi è una macchina davvero incredibile, una macchina che ha vinto anche alcune gare sia del mondiale, che poi ha vinto tantissime gare con te. Sì, sì, con me ha vinto il campionato del 2003, sì, ha vinto il campionato 2003, 2007, 2009, 2012, 2015. Insomma, plurivincitrice. Senti, ma qual è l'emozione di guidare una macchina così bella? L'emozione inizia quando si sale sopra la macchina. Sì. No, a dire la verità, inizia quando la si guarda. Poi bisogna un attimo distaccarsi dal valore intrinseco del mezzo, sia a livello storico che di collezionismo, perché altrimenti l'acceleratore sale, non si riesce più a spingere. Però a questo è complice, per appunto dimenticare questo aspetto, il suo urlo, perché non si tratta di rombo, ma di un urlo eccitante, i suoi 12.000 giri. 12.000 è la zona, sì, rossa di questa macchina. Sì, è un motore che potrebbe andare anche di più. I regolamenti dell'epoca come parametro avevano i 12.000 giri, tant'è vero che c'era una centralina che la FIA metteva e cambiava, sì, appunto per poter limitare per tutti i concorrenti il regime di giri a 12.000. Quindi a 12.000 giri quanti cavalli esprime questo motore? Intorno ai 500, questo 500 è l'ultimo modello della 155, l'ITC, quindi un motore a 90 gradi, non a 65, che ha più coppia e più cavalli dei precedenti. Okay. Quindi è peso? Ce lo sai peso dire? Intorno a 1050 di peso di fish dell'epoca. Bestiale. E, macchina a 4 ruote motrici, esatto, aspirata, perché molti potrebbero confonderla col precedente modello GTA, certo, che aveva un motore turbo invece. Questo è un motore aspirato ed ha dalla sua una efficienza nata dall'equilibrio telaistico, dall'equilibrio progettuale, che la rende veramente prestazionale contro anche mezzi ben più potenti e blasonati a livello appunto di peso e coppia e potenza. Stiamo vedendo appunto quello che bisogna fare per accenderla. Siccome nulla è lasciato al caso in questo mezzo, le tolleranze tra accoppiamento cilindro e pistone sono così minime che occorre avere una dilatazione del blocco in alluminio dei cilindri per poter avere una situazione di non semigrippaggio iniziale. Ah, okay. E quindi va portata a temperatura di oltre 50 gradi tutto il monoblocco. Ma pensa a te. Che con la sua dilatazione compensa le tolleranze molto molto basse che ha questo motore. La macchina è molto bella, poi perché utilizza sospensioni a doppio braccio come in Formula 1 sostanzialmente, sì, quindi anche il posteriore. Sì. Anche il posteriore, ammortizzatori sono della Penske, sono degli ammortizzatori ovviamente sofisticatissimi, hanno tutte le regolazioni possibili e immaginabili. Vediamo anche come è fatto il puntone che attua l'ammortizzatore, attua la billetta dell'ammortizzatore. Veramente bellissimo lo schema di questa sospensione. In mezzo ci passa l'albero di trasmissione, per cui è veramente uno schema sofisticatissimo. Molto bello anche l'impianto di raffreddamento dei freni, è davvero eccezionale. Anche l'impianto frenante in questo caso utilizza dischi in acciaio. Sì, in acciaio della Brembo a 8 pompanti. Ok.
E invece in gara potevano utilizzare anche carbonio, era libero. No, questa è nata con i dischi in acciaio, non ho trovato nessun vantaggio nell'utilizzo del carbonio. Anche perché il carbonio puro per la salita è sconsigliabile, perché chiaro, ha bisogno di una temperatura elevata per poter funzionare, che in salita chiaramente si parte a macchina fredda, quindi... Invece per quanto riguarda gli interni della vettura, sono ovviamente totalmente personalizzati, rimane un po' l'impressione della plancia, diciamo, originale della 155, perché era per regolamento dovevi tenerla simile a quella del prodotto di serie, ma poi in realtà cambia tutto. Sarà tutto trasferito a livello di pesi del pilota per bilanciare i pesi, perché qui si ha la perfezione, si ha 50 e 50, quindi è stato pilota tutto traslato dietro, serbatoio, gruppo trasmissione, cambio differenziale posteriore, tutto posteriore. Davvero incredibile, guardate che bello che è all'interno di questa vettura, e soprattutto guardate dove è posizionato il pilota, quindi praticamente all'altezza del montante B, e questo permette appunto alla vettura di essere estremamente efficace. Qua al centro c'è il punto di comando con tutte le leve per azionare le varie mappature, tutte le varie ripartizioni, eccetera eccetera. Qua c'è un bel set di centraline che ormai sono oggetti del modernariato e probabilmente oggi rientrerebbe tutto in una centralina unica. Centralina sofisticatissima. Però per l'epoca erano comunque già ultra mega sofisticate. Sì, no, qualche anno fa era una centralina usata in Formula 1. Usavano ancora, esatto. Oggi ovviamente si sono evolute, ma questa parte posteriore è in fibra di carbonio invece in questo caso. Sì, sì. Quindi abbiamo una parte, zona posteriore. All'interno c'è il serbatoio. Zona posteriore in fibra di carbonio, dove abbiamo il serbatoio. Andiamo ancora più dietro, dove vediamo anche in questo caso l'alloggiamento delle sospensioni. Anche in questo caso abbiamo un doppio braccio con il puntone di reazione montato su una bielletta. Quindi anche in questo caso veramente uno schema molto sofisticato. Ammortizzatori anche in questo caso, come anteriormente, sono della Penske. Hanno il serbatoio del gas montato superiormente. Davvero questo telaio è meraviglioso, vale davvero la pena di guardarlo, perché è una meraviglia unica. Anche in questo caso trazione posteriore, ovviamente essendo lo schema della vettura trazione integrale, è davvero molto bella. Qua è tutto vuoto ovviamente per questioni di leggerezza, e c'è lo schema, diciamo, di a traliccio che tiene in piedi la zona posteriore, ma in realtà è tutto vuoto. Quello è il fondo. Fondo tutto in carbonio. Quello è il fondo della vettura. Sì, okay. Questo è il cofano posteriore. Sì, con la sua bella ala montata sul cofano, bellissima, davvero. Molto bella. Anche questa vettura ebbe uno studio aerodinamico davvero eccezionale, infatti le permetteva anche di essere estremamente performante. Sì, lavora molto sotto scocca. Sì. La senti quando vai anche in salita, sì, la zona della... Sì, sì. Più vai forte, più tiene. Sì, sì. Quindi anche qui in questa salita di Ascoli, la parte finale che si fa veramente forte, questo ti dà una bella mano perché ti permette di tenere giù. Infatti è una macchina che permette di tirare e tenere tutto giù lungo l'asse di tutta la curva, cambiando anche marcia addirittura, perché non essendo turbo non ha quel colpo d'ariete, quel colpo forte che può dare l'inserimento della pressione del turbo. È un motore che ha una regolazione continua, direi assimilabile a un motore elettrico, e quindi ha un tiro continuo, costante, sino ai 12.000. Il cambio è perfettamente studiato, per cui la marcia si inserisce in maniera anche automatica per riprendere il regime di coppia massima, e quindi un motore che dà la sensazione di avere una costante lineare nell'espressione della potenza. E qui era così evoluta, dove addirittura era possibile anche registrare un giro tipo di come doveva essere fatto, e la macchina riproponeva le stesse cambiate in ogni curva. Ok, questo praticamente attiva il computer di bordo, attiva tutte le schermate della... Bellissima anche la strumentazione, era già molto moderna, devo dire, aveva già la strumentazione digitale, non c'è niente di analogico. Dashboard Magneti Marelli. Quindi è la pressione del serbatoio d'azoto, e qui è la pressione d'azoto che è nella testata, perché le valvole hanno un richiamo pneumatico, non ci sono molle, e quindi vanno gestite dall'azoto.
gas inerte, privo appunto di bestiale. componente acquosa, che permette a Quindi queste valvole, non hanno la molla, ma hanno il il richiamo grazie alla pressione che c'è di aria dentro, bestiale. E questo gli permetteva appunto di arrivare a regimi così elevati. così elevati senza sfarfallamento di molla. Bestiale. Gli altri tasti cosa sono qui Allora, nella zona poi centrale? qui abbiamo la temperatura con la pressione olio e la temperatura dell'olio Sì? e qui la temperatura dell'acqua. Qui Sì? abbiamo la carica della batteria. Qui volevo ricordare che nulla è stato lasciato, come avevo detto all'inizio, al caso, a tal punto che per sfruttare al massimo lo sfruttabile, l'alternatore, che pur se ha un assorbimento minimo, però è sempre un assorbimento di energia, di potenza, e su questa vettura sull'albero di trasmissione e non sull'albero, in pratica su una puleggia comandata dall'albero motore. Questo perché nel momento più importante in cui ci vuole la massima potenza, che è una riaccelerazione dall'uscita di una curva lenta, Sì. A l'alternatore non va influire a sulla potenza. Bestiale. influire, quindi a essere un parassita in quell'attimo sulla forza che il motore può sprigionare. Per quanto riguarda il tunnel centrale, vediamo, vabbè, scroll, immagino che cambia Sì, le le pagine, pagine sì. del Poi Magneti Marelli. questo, vabbè, il potenziometro dell'acceleratore. Lavavetro, tergi, poi la levetta centrale che va da 2 a 8, cosa fa? Questa qui cosa fa? Ah, Mi dici un po' allora, i tasti, sì. tutti questi tasti cosa Allora, servono? qui ci sono questo è l'on-off della batteria, emergenza, l'accensione, Perfetto. poi Fari. avevano anche il file della ruota sgonfia, quindi un Ma va. avvertimento, sì, della ruota sgonfia. Cosa che adesso vorrebbero mettere anche in Formula 1, questa macchina ce l'aveva già 20 anni fa, pensate. Sì. Poi Incredibile. i fari, il faro per la pioggia, questo è un accessorio sulle ventole, il lavavetro, il tergicristallo, Sì? che anche questo è da corsa, si Sì, mono, mono, mono. monospazzola con una velocità di passaggio elevatissima. Sì? Poi questo è un eccitatore delle pompe della benzina, questo è un cursore per il differenziale elettronico, perché Sì? avevano sperimentato addirittura il differenziale elettronico. Ok, pazzesco. Poi qui siamo nel campo dell'ABS. All'epoca questa macchina aveva un ABS così complesso che si diceva che la centralina era costata addirittura 400 milioni. Addirittura, pazzesco. Sì, ed è programmabile sia nell'intensità che nella frequenza. Anzi, Marco mi permette di sedermi a bordo della 155 DTM, io ho già la pelle d'oca perché è una macchina. se mi dai il piacere ti Tieni riprendo tu, io. va bene, tieni tu. Allora, guarda, intanto la giriamo, puoi fare pure così. Ok, Perfetto. grazie, basta che la tieni dritta così siamo Sì. a posto. Allora, io la pelle d'oca si vede, perché si vede benissimo. Dunque, per salire bisogna avere uno slancio, intanto mi tiro sui pantaloni per bere. Oh, mamma mia. Io questa macchina me la ricordo quando ero ragazzino, me la guardavo su Autosprint e me la sognavo, avrei sempre voluto fare questa cosa e finalmente la faccio, quindi seguitemi perché è una cosa. Poi prendi la roba. Non ho spaccato niente, questa è già una cosa. Complimenti, inserisci Vieni. il volante, aspetta. Mamma, che bellezza. Ah, come godo, bellissima, bellissima davvero. Scusa per accendere il quadro, giusto per avere l'emozione di essere Quello on, questo. sì, in su. Spingi un attimo start, non accelerare più, vai. Questo? Posso me la fai Sì. accendere? Non ci credo. Ah. Si prova? Accelera poco poco. Accelero, Sì, sicuro? poco poco. Thank you.
Marco, grazie, emozione eccezionale per me, ecco, vabbè. Non ho parole, è veramente una macchina incredibile, ecco. Grazie di questa grande emozione. So quello che si può provare. Grazie di questa grande emozione. Stacchiamo il volante con grande cura e attenzione, cerchiamo di non rompere niente scendendo, perché questa macchina è robusta ma è anche delicata allo stesso tempo. Ci siamo, grazie. Bellissimo, mi sono sporcato, ma chi se ne frega. Prima. Bravissimo, veramente da applauso, una cosa, mamma mia, da così d'oca. Abbiamo fatto vedere un po' tutto, direi da pelle d'oca, grazie a Marco Gramenzi, perché insomma davvero vedere una vettura così speciale in azione, anche se sui cavalletti, è sì, chiaramente abbiamo dovuto interrompere perché la temperatura stava salendo intorno ai 97 gradi, è una macchina che resiste tranquillamente 100-105, però non avendo chiaro, appunto, aria da poter raffreddare il radiatore, dobbiamo interrompere questa bellissima sinfonia. Pelle d'oca, ragazzi, se volete vedere questa vettura basta che venite alla Coppa Paolino Todori, si correrà il 26 di giugno quest'anno, si corre il 26 di giugno, venite tutti, è qui a pochi campionato chilometri. Europeo, quindi campionato a pochi passi europeo. Vi aspettiamo e siamo contenti di farvela vedere dal vivo. Ciao.